Le toccanti note del silenzio hanno incorniciato la funzione del ricordo di quanti dettero la vita per l'ideale di libertà e riscatto dal giogo nazifascista durante il secondo conflitto mondiale. Tanta gente in questo 72esimo anniversario della liberazione, a Fano, che ha voluto partecipare a questo momento dall'alto valore storico e culturale per tutta la società civile, ritrovandosi questa mattina sotto la residenza comunale dove tutto ha avuto inizio alle ore 10 con la deposizione della prima corona d'alloro da parte dei vigili del fuoco sulla lapide nella facciata del palazzo, sotto gli sguardi assorti dei rappresentanti delle istituzioni e delle massime cariche civili e militari della città. Questo è un momento in cui noi dobbiamo ricordare tutte quelle persone che sono sacrificate, hanno sacrificato anche la vita per garantire la libertà a noi oggi che la viviamo. E allora queste cerimonie sono un momento di solennità, sono un momento di sostanza, sono un momento per ricordare, ma soprattutto sono un momento per capire che abbiamo avuto un'eredità importante. E cioè ora noi abbiamo una grande responsabilità di proseguire nella pace, di proseguire con quei valori che hanno caratterizzato un sacrificio, ma che devono caratterizzare il nostro impegno quotidiano. Il nutrito corteo ha poi effettuato le tappe ormai istituzionalizzate di questo giorno del ricordo, andando ai monumenti alla Resistenza nei Giardini della Rocca, che ricordano come il contributo dei partigiani per la liberazione ed il nuovo corso della nazione sia anche un esempio per le generazioni odierne e future. I valori della nostra Costituzione vanno difesi assolutamente e vanno diffusi tra i giovani, e quindi per noi è importante, per esempio, tutto ciò che abbiamo fatto negli ultimi tempi, entrare nelle scuole e parlare di resistenza, di Costituzione e di antifascismo. Ultima tappa a coronamento di una memoria storica per tutti quelli che hanno perso la vita in un conflitto, il monumento ai caduti di tutte le guerre in Viale Buozzi.